prossimo. Salve. Salve. Nome? Daspianio Fabio. Attore, no? Attore, sì. Cosa ha portato? Ho portato un monologo. Si intitola L'audizione 2. Prego. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. No, 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 vada tranquillo, sciotto, che qui non la mangia nessuno, tranquillo, vada, vada, vada. Veramente, avevo iniziato. Cioè, il monologo inizia con lei che dice sta cosa di non emozionarsi? Sì. Ah, no, perché, sa, non conosco il testo. Capisco, che ci si possa confondere. Poi non conosco neanche lei. Ma ah, prego. Prego. Da capo? Da capo, prego. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto tempo di prepararmi e quindi... Ma mi sta ascoltando? Sì. No! Ah, oddio, è un'altra volta il testo. No, perché, guardi, il testo non ho mai sentito. Poi lei è poco naturale. Oh, complimenti comunque. Poco naturale. Prego, da capo. Da capo. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto molto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi stai ascoltando? Neanche un cenno? Ma sul serio pensavo che avessi finito? Sì. No! No, guardi, che devo fare? Però così, lei è molto naturale, ho capito, però così si mette nei miei panni. Si mette nei miei? Ho capito, ma così spezza la concentrazione, devo essere più concentrato io di lei. Vabbè, prego, da capo. Da capo? Sì. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto molto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi stai ascoltando? Neanche un cenno? Ma sul serio pensavo che avessi finito? Io dunque... Potato, posso prendere questa? Ecco. No! Che cazzo! Ho capito, guardi, è tempo di rispondere che ho capito che già ho fatto una stronzata. Guardi, mi è mancata qua un attimo proprio. Quell'attimo... Prego, prego. Da capo. Da capo? Da capo. Da capo. Prego. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi stai ascoltando? Neanche un cenno? Ma sul serio pensavo che avessi finito? Io comunque, un po' d'acqua, posso prendere questa? Ecco, dunque, il monologo finisce qui. Se lo trova un po' corto, posso allungarlo. No, no! No! Non dica niente, vada e faccia tutto da capo. Da capo. Prego, non dica niente. Prego, non dica niente. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi stai ascoltando? Neanche un cenno. Ma sul serio pensavo che avessi finito? Io dunque, Polacco, posso prendere questa? Ecco, dunque, il monologo finisce qui. Se lo trovo un po' corto, posso allungarlo. Cioè, in realtà dura 10 minuti, ma io ho fatto la versione un po' più breve, in modo tale che lei potesse visionare le mie qualità d'attore. Certo, ho capito chi è lei. Lei ha una certa supponenza dovuta al suo ruolo ed è qui a giudicare gente come me, attori che cercano di sfruttare una parte in un infimero spettacolo per guadagnare qualche soldo, per arrivare a fine mese. Ma lei chi ne frega? Lei i soldi già ce l'ha ed è qui a giudicare. Ma c'è una cosa che le dico. La lascio qui nel suo scranno a giudicare e me ne vado, perché io ho l'orgoglio. Ma quando esce qui stasera,